Il Corpo Forestale dello Stato è una delle 5 forze di polizia italiane, la più piccola. Ha ordinamento civile e funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Nato nel 1822, è emanazione del Ministero delle Politiche Agricole ed è specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale, nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e del controllo della sicurezza della filiera agroalimentare. Il personale ammonta a circa 8.500 unità ed è dislocato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. I comandi di stazione sono circa 1.000, rappresentano la parte più conosciuta del corpo, un numero cui va ad aggiungersi la nuovissima sede di Montegrotto Terme nel Padovano. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza del comandante regionale Daniele Zovi, di molte autorità e di una settantina di studenti con i loro insegnanti. Al Corpo Forestale la legge assegna un compito gravoso, ma allo stesso tempo coinvolgente e motivante: la tutela dell'ambiente in tutte le sue numerose sfaccettature, dalla conservazione della salubrità dell'aria, dell'acqua e del suolo, dagli insulti che possono derivare dalle emissioni degli scarichi industriali, alla tutela della biodiversità, dalla sicurezza idraulica all'edilizia in ambito rurale, al monitoraggio sulla sicurezza degli argini. Ma la tutela passa anche attraverso una quotidianità di presidio, una prossimità ai cittadini, soprattutto nelle aree rurali, che è fatta di prevenzione, indirizzo e consiglio, oltre che di repressione. È in questa ottica che il Comando Provinciale di Padova ha fatto ogni sforzo per assicurare una sistemazione funzionale a quello dei Colli Euganei. Un'altra sinergia naturale si realizza naturalmente con l'ente Parco Colli, anche per la questione dell'emergenza cinghiali. Ma i forestali pensano anche al futuro. Nel 2013 hanno interagito con almeno 1.500 ragazzi, con lezioni in classe o visite guidate, per radicare nei più giovani sensibilità e rispetto verso l'ambiente.